Buonasera a tutti gli amici collegati sulla nostra pagina Facebook e buonasera e grazie a Barbara Frandino per essere stasera con noi a presentare il suo ultimo libro e quello che ti meriti, edizione Einaudi. I premi Flaiano sono anche un contenitore di eventi che producono e fanno cultura tutto l'anno. Mai come in questo momento riteniamo che bisogna continuare a fare cultura e a sostenere gli artisti e gli autori e le case editrici. E nei giorni scorsi ne abbiamo avuto prova. Abbiamo mandato in onda sulla piattaforma MyMovie la selezione e i vincitori della 22esima edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio Scrittura Immagine, presentato dalla Fondazione Edoardo Tibboni dei Premi Flaiano, e abbiamo registrato oltre 1000 presenze al giorno da 104 paesi del mondo. Perché chiedere scusa è una cosa molto importante e raramente lo sappiamo fare, perché non è solo il gesto di dire ok, ho sbagliato, cioè non è solo il riconoscimento del proprio errore, è il riconoscimento del tuo dolore. Io riconosco il tuo dolore, quindi tu per me esisti, continui a esistere, sei importante, ti accudisco. Non riconoscere il dolore dell'altro vuol dire non riuscire mai a chiudere quella ferita. E lei con questa ferita aperta è diventata sempre più spietata. A un certo punto lei se lo aspetta che lui... cioè lei se lo aspetta sempre che lui le chieda scusa, ma in particolare c'è un momento nella storia in cui lei pensa ok, è arrivato a chiedermi scusa, perché lui si è... ma in realtà in questo caso il cuore era centrale, perché il cuore è il principe delle nostre emozioni e da questa vita interiore vengono dei messaggi che sono appunto i messaggi della nostra emotività, che oggi trovano un filone di studi molto importante e molto interessante in Europa e in America. Si chiamano gli emotion studies. Hanno avuto un grande sviluppo in questi anni a Ginevra, Edimburgo e soprattutto a Chicago. E hanno in qualche modo studiato i messaggi e delle emotività applicando il metodo che le scienze cognitive hanno sempre applicato all'affettività,